Allora già ci sta per esempio questa cosa che io ho chiamato ma non stanno solo loro con i dazi, stiamo tutti quanti con i dazi. Allora, purtroppo non c'è stato un appuntamento. Possiamo anche farlo. No, no, se lei mi dà fastidio che noi veniamo così. No, vi ho dato la mia predisposizione a ricevervi a parlare stamattina, però ci tenevo a chiarire che tu mi vieni da Napoli e io ho detto io non tengo nessun appuntamento. Allora chiariamo le cose perché non avete fissato. Perciò vi sto dicendo. Mi devi, allora caro, mi dovete perdonare. No, sono qua. È venuto qui e mi ha detto abbiamo un appuntamento con voi. No, assolutamente, nessuno parla di appuntamento, no, non c'è stato. Con estrema tranquillità, però vi ricevo lo stesso, senza alcuna difficoltà. La sua valenza, io sono del Caffè Normanno. Caffè... No, a parte il Caffè Normanno, mi dici il nome? Paolo Ferrari. Benissimo, lo so bene. Oh. Aspetta, dimmi. Allora, così com'è la ZTL, noi non possiamo sostenere i nostri... Allora vi fermate. Allora, prima di iniziare la discussione, io vi dico qual è la zona traffico limitata che abbiamo concordato con le vostre sigle sindacali. Non avete concordato niente. Allora, fermati. Perché noi non siamo d'accordo. Allora, scusate. Non ci interessa. Fermatevi. Però Paolo, perdono. Sì. Che poi voi non possiate essere d'accordo è un altro ragionamento. No, ma non è la questione di non essere d'accordo. Non possiamo andare avanti. Allora, è diverso. Però Paolo, fammi finire il ragionamento. Sì. Non è stato ancora messo in essere perché deve partire il 20 di ottobre. Allora, per quanto mi riguarda, però, c'era ancora una difficoltà su un varco che riguardava via Vittorio Emanuele. Allora, su questa cosa abbiamo discusso, ragionato e abbiamo trovato un'ulteriore soluzione condivisa. Allora, la zona traffico limitata oggi è, premesso che la tenevate già prima la zona traffico limitata. E ci stava bene. Benissimo. Allora, la zona traffico limitata oggi è dalle 16.30 alle 23 di lunedì, martedì, mercoledì. E noi ce ne andiamo a casa. No, però Paolo, ascolta, la zona traffico limitata oggi è 16.30, 23, lunedì, martedì e mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 17.30 alle 2 di notte. Benissimo. Fermatevi, con un parco aperto è la zona traffico limitata oggi, così come... Avete stabilito voi il sindaco? Scusate, ma... Però sì. Se non ascoltate, ma noi siamo andati se non volete ascoltare, me ne va. Scusate, allora io, se non mi fate finire il ragionamento, oggi la zona traffico limitata è con gli orari che vi sto dicendo. Ne avete contezza, certezza che è così? Sì. Benissimo. No, è la notte, è così. Per adesso è così. Adesso è così. Non ha capito. Allora, giovedì, venerdì, sabato, dove com'è? Dalle 16.30, perfetto, sto parlando di oggi. Dalle 16. Ah, la maggiore dalle 16.30 alle 2 di notte. Ci troviamo? Benissimo. Allora, come è stata modificata? Lunedì, martedì, mercoledì. Ma anche il giovedì, che prima rientrava nella fascia delle 16.30 alle 2 di notte, dunque siamo anche ragionevolmente interessati a verificare il discorso del venerdì e del sabato, però questa cosa mi dovete lasciare il tempo di concordarla anche con gli operatori del seggio, perché io devo tenere presente tutte le esigenze di tutti i commercianti.
Quindi, il vostro tempo non compaccia con il vostro. Non c'è più tempo. L'unità è quella che vi sto dicendo, 17:30 concordate con le vostre esigenze. Ma il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì non serve proprio. No, guardate, allora non se voi facciate i presupposti e non volete la zona traffico, allora, non è possibile. La zona ZTL viene fatta per marginare un flusso esagerato. Allora. È giusto così? Allora, no, fermate. La zona traffico limitata non la possiamo eliminare per nessun motivo. Ma noi non possiamo morire per no, voi non morite. Perché non funziona. Due mesi e mezzo, già siamo in la traffico limitata da Pesta non si fa, non è possibile. Non è possibile per una serie di motivi. Uno, perché abbiamo un progetto finanziato dalla Regione Campania, un progetto finanziato dal CIO, un progetto finanziato che è costato molti soldi, che mette in difficoltà il Comune, che lo fa andare al dissesto, e quindi ce ne vanno per tutti i cittadini e non solo per il Comune. Allora, la zona tranquillità si deve fare. E questo avete ragione. Scusate, ragazzi, posso dire una cosa al sindaco? Lei ha investito dei soldi. Fondi di comunità europea. Lei ha investito i suoi soldi. Noi abbiamo investito i nostri, che sono molti più di quelli che ha investito lei. E ce li siamo. Il sabato e la domenica. Prima la zona a traffico limitato, isola pedonale, era un'isola pedonale, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, il tratto dalle 5:30 dalle 5:30 alle 8:30 di sera, il tratto che va dall'arco dell'Annunziata fino all'incrocio di via Magenta. Questa era la ZTL, isola pedonale, che c'era prima, nessuno quasi alla mezz'ora. No, era prima ampliata. Da questo dalle 17:30 alle 20:00. Sindaco, era questa sindaco 17:30 era questa, l'avete voluta voi. Quanto avete speso per questa ZTL? No, quanto abbiamo speso? Il comune quanto ha speso? Ma non è il comune che spende, ma forse ora che non possiamo restituire circa 2 milioni di euro. Quasi converrebbe ai commercianti di darveli noi per farla togliere, perché sennò ci facciamo perdere più di 2 milioni di euro. Venite con me e verifichiamo se fino alle 18, alle 19, tutte le macchine che stanno in quest'area, tutte centinaia e centinaia, non c'è un cliente nei vostri locali. Questo significa che la zona tranquillità Io la invito, come vi ho invitato, a venire tutte le sere a piazza Municipio per verificare la situazione. Adesso vi chiedo una cosa, per cortesia. Mi dite qua dentro chi sono gli operatori economici? Assolutamente. No, adesso mi dovete dire chi sono gli operatori economici. Devo capire con chi sta parlando. No, Carlo, Lidia, per cortesia. Allora, sindaco, no, ferma. Ascolta. No, fermatevi. Adesso per cortesia io chiedo. Sindaco, rispetto a tutti i tutti. Scusami, Lello, per cortesia sto facendo una domanda che credo sia legittima. Mi dite. Voi già rappresentate, lui già rappresenta. Allora no, fermatevi. Per cortesia vi chiedo, quanti operatori economici? No, ma non parliamo di operatori economici, io voglio che fermatevi, incominciate a dire quanti operatori. La riduzione di orario di licenziamento. Ci stanno. E loro sono scusatemi, voi siete una parte, Carlo, vi chiedo scusa. Voi dovete farmi completare il pensiero. Voi siete una parte degli operatori economici. Il più fermatevi. C'è un numero di operatori economici che credo che qua dentro un forte numero di operatori economici, un gran numero di operatori economici che qua dentro stamattina non è rappresentato. Ci siamo, come non ci siamo? No. Allora per cortesia ditemi chi sono gli operatori economici se noi non contiamo niente. Gliela vuoi fare tu la domanda per cortesia? Chiedi chi sono gli operatori economici, ce ne stanno 3-4, non ce ne stanno di più. Sono tutti in disaccordo.